Ciao a tutti, allora vi presento la nuova Viper 2. E altro non è che la Viper più prolunga. Ho fatto la prolunga non tanto perché questa perde oro, attenzione, perché questa qui se la sai usare non perde niente, neanche un puntino. Ho fatto la prolunga per dare una risposta a tutte le persone che mi chiamano e mi chiedono: ma non è che perde oro, non è un po' troppo corta, non è che... E allora ho deciso di fare la prolunga, così mettiamo tutti d'accordo, perché io la uso perfettamente anche su torrentini e tutto, e se la usi con un mignolo d'acqua, quindi un dito d'acqua, ok? Un dito d'acqua su questi 30 centimetri non perdi nulla per 3 secchi del muratore, lei lavora perfettamente. Ok, l'ho anche usata su fiumi, non solo su torrentini o cosa, quindi è una Sluice, se, per quanto mi riguarda, non perché l'ho fatta io, sono orgoglioso, ma è una Sluice, è un concentrato di esperienza, insomma, perché comunque qui ci sono tre tipi di trappola, ok, ci sono delle righe del rapace, il mio dente di sega, no? E poi il mio ungherese. Quindi ho deciso di fare la prolunga, ok? Ora adesso io vi voglio far vedere come si monta, a parte che è semplicissimo, perché le prossime Viper che faccio avranno il preforo qui, no? Avranno il foro per poter... Come la prolunga, vedi, avrà il foro per potersi alloggiare perfettamente. Ora, però, questo video è anche per chi ha già la Viper, no? Quindi deve comunque fare una piccola modifica per poter, se eventualmente gli interessa, avere la prolunga e avere una canaletta universale, perché credo proprio che con una Viper così, boh, basta, non credo ci vogliano altre elaborazioni strane. Ok, allora intanto iniziamo a vediamo le misure con la Viper completa. Ok, vedi, lei si attacca perfettamente, poi ci vogliono soltanto due bulloni qui, ma lo guardiamo dopo. Vediamo intanto quanto è lunga con la prolunga. Abbiamo detto che la Viper 2 è lunga 54 e mezzo. 54 centimetri e mezzo. Ok. Il canale è largo 13. Abbiamo l'imbuto che è 19. Ok. Canaletta è costruita con un materiale PETG, è una plastica molto molto solida e resistente anche all'usura, all'abrasione, al calore, al freddo, quindi è una plastica perfetta per il nostro hobby perché è una plastica che non teme assolutamente nessun tipo di problemi climatici. Ok, ovviamente qui sopra ci vuole una setacciatura, non si può buttare su sassi così, ci vuole una setacciatura, quando setacci intorno a maglia di 1 cm sei a posto. Vedi, io uso il mio setaccio verde che a volte mi va sopra anche dei sassolini più grossi, ma lei comunque ha una struttura che fa scorrere i sassolini e tutta la ghiaia, okay? E trattiene la magnetite, ok? Le sabbie pesanti e soprattutto l'oro, ok? Quindi questa è la Viper 2. Quindi come si compone? La Viper 2, allora, si compone, parlando di trappole, si compone di
Allora abbiamo le righe del versamento che è il mio rapace. Ok. Qualcuno dirà, ma perché non hai fatto il versamento liscio? Ma no, ma no, ma no, ma no. Non ho fatto il versamento liscio perché comunque io voglio concentrare il più possibile una sluice. Quindi in 50 cm è qualcosa che altre canalette non possono avere. Quindi qui hai una sezione di versamento con la riga del rapace, okay, che trattiene l'oro, sì, perché è giusto che tu lo vedi l'oro che si ferma qua. Ok, poi piano piano scappa via da qua perché continua a versare materiale, ma è normale, ma ci sta. Quindi l'oro che vedi qui poi si va a depositare nelle trappole del dente di sega, nell'ungherese, altre trappole del dente di sega e ungherese. Ok, quindi fidatevi che è una canaletta, direi universale a questo punto, eh. È una canaletta universale perché abbiamo 50 cm di canaletta. Ora, se qualcuno magari questi piccoli filamenti che vedete non è un difetto della canaletta, non è un difetto della lavorazione, è semplicemente una piccolissima, sono dei piccoli capellini dovuti dell'estrusore, ma poi vanno via questi, sono tutti capellini fini che vedi che si spostano. Ok? È solo da pulire soltanto, ma poi una volta che la usi 2 o 3 volte in acqua vanno via, non è un problema. Allora. Bene, quindi adesso passiamo a far vedere agli amici che hanno già la Viper, e quindi chi ha la Viper deve per forza fare questa modifica, no? Se vuole installare la prolunga. E dobbiamo fare un foro, no? Quindi una volta che la porti imbattuta, perché lei qui ha il suo alloggiamento, vedi, nelle sponde e anche sotto il suo alloggiamento, quindi devi portarla imbattuta, guarda, mettilo dentro, poi la porti imbattuta fino in fondo, quando vedi che è tutto perfettamente allineato, ecco, vedi che senti tutti i click del mondo, ecco, vuol dire che sei perfettamente allineato, vedi? Ecco, adesso fatto questo, dobbiamo fare un foro. Prendiamo una punta 4,5, 4,5 mm, dovrebbe bastare per fare il foro, vediamo. Controlliamo sempre di averla portata imbattuta. Ci mettiamo così. Cerchiamo di tenere tutto bene stretto. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. State sempre attenti di guardare che siete imbattuta nelle parti, no? Che sia tutto combaciante. Vi girate dall'altra parte e procediamo con l'altro foro.
senza schiacciare troppo, va giù da solo. Proviamo a vedere se passa la vite. Se non passa la vite, bisogna allargare leggermente il foro con una punta leggermente più grande, ma vediamo. Posizioniamo la vite per vedere se entra. E entra perfettamente. Prendiamo anche l'altra. Direi che ci siamo, quindi con una punta da 4,5 fai perfettamente i fori. Ok, adesso la montiamo e poi lei è pronta, ragazzi, per mille e mille avventure. Togliamo il trapano che non serve più. Allora, beh, poi per avvitare penso che siete in grado, no? Nel senso, non è che ci vuole una scienza, però questo è quello che vi arriva, sono quattro rondelle. Quattro rondelle, due viti e due dadi autobloccati. Ok, M4. Quindi, direi i bulloni di lasciarli fuori, in modo che non si incastra il materiale, no? Qualche sassolino, mentre lavate, direi proprio sì. Quindi poi fate le vostre prove, però secondo me è meglio mettere la testa piatta all'interno, così non abbiamo blocco di materiale, no? Potete anche stringere a mano, quindi ora io faccio così, però state attenti a non stringere troppo, ma vedi? Ok, direi che ci siamo, ragazzi. Bene, quindi con la Viper 2 hai una canaletta per ogni esigenza, non è più soltanto più incentrata alla prospezione, ma puoi andare anche nei fiumi e fare le tue quantità, capisci? È indistruttibile. Questa qui è la stessa plastica della Coca-Cola, della plastica della Coca-Cola. PETG, non teme freddo, umidità, abrasione, quindi ok, bisogna sempre setacciare come dicevo, no? Ok, ragazzi, se vi fa piacere, commento un like, iscriviti al canale se ti fa piacere, così andiamo a provarla insieme. E a tutti i possessori della Viper 1 metterò sul mio eBay la prolunga ad un prezzo, direi, accessibilissimo, e così ti completi una canaletta che già di suo era nata con caratteristiche da grande, ok? E adesso con la prolunga con 54 centimetri di canaletta ci siamo, ragazzi, è favolosa.
favolosa. Orgogliosissimo, orgogliosissimo di aver inventato questa canaletta. Sì.